Celebrati ieri al Teatro Civico di Alghero i 20 anni del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, istituito con legge regionale il 26 febbraio del 1999, la prima area protetta dell'isola che oggi, a distanza di 20 anni, ha un organico di 10 persone ed è un punto di riferimento per la promozione del territorio algherese, anche grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale e la Fondazione Meta. La serata al Civico si è aperta con i saluti del presidente del Parco, Gavino Scala. In platea tutte le autorità della città catalana. Il sipario si è aperto con l'interpretazione musicale dell'artista Ambra Pintore, subito dopo un video emozionale, in cui alle immagini di natura incontaminata e bellezza si sono sovrapposte quelle definite diaboliche per i cambiamenti climatici e la presenza di plastica nei mari dal ricercatore Pierpaolo Duce, che ha lanciato l'allarme anche per la città di Sassari. Del traffico automobilistico della città di Sassari, dove circolano, dove diciamo, vari monitoraggi fatti negli ultimi anni dicono che circolano circa 120.000 auto e che nelle ore di picco del traffico, nei punti, diciamo, il numero di veicoli che circola mediamente è di circa 1.000 autoveicoli all'ora. Nelle zone più critiche, il sottopasso di Santa Maria per dire, ne circolano anche 2.500-2.800 per ora. Prima dell'inizio dello spettacolo per il ventennale del parco, che si è protratto fino a tarda sera con varie performance, abbiamo incontrato il direttore del parco, Mariano Mariani. Oggi non vogliamo solo celebrare 20 anni del parco, ma ricordare le responsabilità che ha l'uomo per mantenere questo pianeta il più possibile in salute, il più possibile in equilibrio. Quindi il senso di questa giornata non è solo quello della celebrazione, ma di riflettere sui temi chiave della salute del pianeta.